Siamo nel 1994. Alla radio suona il nuovissimo CD di Hitmania Dance 94, che non so quanti di voi se lo ricordino, ma qualcuno ha già ammesso di aver giocato a Pong, quindi sicuramente qualcuno se lo ricorda. Bene, quell'anno, 1994, mio padre se ne tornò a casa con un'enciclopedia. Si era fatto intortare da un venditore che gli aveva venduto, pensate, l'enciclopedia più piccola del mondo. L'enciclopedia di per sé occupava poco più spazio di una scatola di scarpe, ma semplicemente perché era contenuta in 96 floppy disk. Floppy disk, pensate. All'epoca, pensate che erano talmente avanti negli anni 90 che assieme all'enciclopedia ti regalavano anche un computer per leggerla. Pensate che anni meravigliosi che erano quelli. Dunque, mio padre tornò a casa con un'enciclopedia, un computer che occupava più spazio dell'enciclopedia di carta ed un tecnico per installarla. Pensate, no? Io rimasi subito affascinato dalla cosa e ricordo che rimasi incantato a guardare quel tecnico che collegava quelle che a me all'epoca parevano decine e decine di cavi. Alla fine, il tecnico accese il computer e mi fece vedere l'enciclopedia. Di per sé erano solo dei minuscoli trafiletti di testo ed alcune immagini a 256 colori, a malapena si distingueva l'immagine della Sfinge da quella di un gatto, pensate all'utilità. E alla fine il tecnico mi disse una frase che tuttora ricordo perfettamente, mi disse: per uscire dal programma dell'enciclopedia devi cliccare sul tasto quit. Mi fa, è come il verso del topo, per quello me lo ricordo. Squit, quindi quit, squit, ricordati il topo per uscire. È una storia vera questa. Bene, dopo avermi fornito quest'unica ed impagabile informazione, il tecnico se ne andò e mi lasciò da solo davanti al mio computer, all'enciclopedia. Cominciai subito ad esplorare questo nuovissimo strumento, ma di per sé l'enciclopedia era a dir poco mortalmente scomoda. Dovevi cambiare i floppy ogni pochi minuti perché a volte anche una singola voce era divisa su più dischi. E l'unica cosa che mi è rimasta impressa di quell'enciclopedia è il costante rumore di lettura dei floppy, che è simile a un grande macina pepe che fa go 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 go, piacevole. Al che, appunto, stressato dalla cosa, mi ricordai il famoso verso del topo. Squit ed uscì dal programma dell'enciclopedia. Finalmente. E mi trovai di fronte ad uno schermo completamente nero con solo un piccolo rettangolino lampeggiante in basso. E capì che potevo usare la tastiera per scrivere delle cose. C-I-A-O. Ciao, scrissi. Command not found, mi rispose. Come va? Chiesi nuovamente. Command not found. Passi avanti. Io all'epoca non conoscevo l'inglese e non avevo assolutamente idea di cosa volesse dire quel command not found. Però pensai di chiedere al mio nuovo computer: cosa vuol dire command not found? Command not found, mi rispose, ovviamente. Al che pensai, beh, sarcastico, ma un po' di logica ce l'ha, mi piace. E fu così che nacque il mio rapporto con l'informatica. Ed è così che molto spesso nasce un hacker. Ma che cos'è un hacker? Beh, innanzitutto un hacker non è assolutamente il cybercriminale che vi va a rubare i dati dalla carta di credito. L'hacker a me piace definirlo come un bambino curioso che ha trovato il suo parco giochi nel complicatissimo universo dell'informatica, che è un universo veramente complesso, è formato di migliaia di entità, migliaia di programmi e sottoprogrammi interconnessi tra loro e che lavorano in simbiosi. Prendete ad esempio il vostro telefono quando dovete inviare un SMS. Cosa fate? Lo prendete dalla tasca, lo sbloccate, scrivete il messaggio e lo inviate. In questa semplicissima operazione avete coinvolto, proviamo a contarle, tiro fuori il telefono, si accende il display, un programma che accende il display, un programma che legge l'impronta digitale e sblocca il telefono, un programma che apre la tastiera pop-up e mi permette di digitare, un programma che mi fa scrivere il messaggio. Siamo arrivati a 4 e ancora dobbiamo inviare il nostro SMS. Se poi pensate che ognuno di questi programmi ha sotto di sé per funzionare altre decine di sottoprogrammi, vi rendete conto quanto complicata è il mondo dell'informatica e quanto complicata è anche una singola operazione. Bene, questo bambino
che è cresciuto all'interno di questo complicatissimo mondo, ora ha acquisito una tale confidenza con questo universo che adesso riesce a vedere degli schemi, delle interconnessioni tra queste entità che gli altri non riescono a vedere. E una volta che si ha la capacità di vedere schemi che altri non vedono, è anche facile vedere gli errori. Gli errori e le sviste che hanno commesso i programmatori che hanno costruito quell'universo. E la chiave è proprio questa, gli errori. Errori informatici, errori che voi conoscerete come i bug, quelli che vi fanno crashare il computer, quelli che vi fanno perdere le foto delle vostre vacanze che voi avevate salvato benissimo. Esattamente quegli errori là sono gli strumenti degli hacker. Gli hacker quindi cosa fanno? Cercano, o a volte semplicemente trovano, gli errori nei software. Ma ripeto, non per creare danni, commettere crimini o qualunque cosa illecita, ma semplicemente perché quello è il loro gioco. Beh, ora la domanda viene da sé, ma com'è che si sfruttano questi bug? Cosa vuol dire sfruttare i bug? Facciamo l'esempio della casa. Avete appena costruito la vostra nuova casa. È bella, accogliente, grande, spaziosa. Ci andate ad abitare, l'avete arredata con tutto quello di cui avete bisogno, la televisione gigantesca, il frigo che fa il ghiaccio, la lampada di design, il letto king size, avete tutto quello che desiderate, adorate la vostra nuova casa. Alla sera andate a dormire e la mattina dopo vi risvegliate sul pavimento, perché qualcuno vi aveva svaligiato la casa. Vi hanno portato via tutto, anche il letto, tutto. Vi guardate in giro, cercate di capire un po' cosa sia mai successo e vi accorgete che la porta sul retro era una porta di cartone. Sì, una porta di cartone. Qualcuno vi aveva montato, vi aveva installato in casa una porta di cartone. Un errore dozzinale, un errore da principianti, ma diciamo che va bene così, passi. Dovete sistemarla, mettete mano al portafoglio, la sostituite con una porta nuova, più resistente, di legno massiccio, con l'anima in titanio, 4 serrature, vi rimettete al sicuro, ma a questo punto, visto che avete ormai messo mano al vostro portafoglio, perché non aggiungere alla vostra casa anche un bel camino nuovo? Tornate a casa, la riarredate ovviamente, alla sera, belli soddisfatti, andate a dormire sul vostro nuovissimo letto king size, il secondo, e la mattina dopo, indovinate un po' dove vi svegliate? Sul pavimento. Perché qualcuno di nuovo vi aveva svaligiato la casa durante la notte. Due volte. Come avranno fatto questa volta? Primo pensiero, controllo la porta sul retro. La porta sul retro è intatta. Vi guardate in giro, tutto a posto, finché vi viene il dubbio. Ma che siano forse entrati dal camino? Prendete il vostro fidato metro, che per fortuna non vi hanno rubato, misurate il diametro del camino e vi accorgete che effettivamente là una persona ci passa. Bene, quindi rimettete mano al portafoglio, chiamate la ditta, fate stringere il diametro del camino e vi rimettete in sicurezza. Benissimo. Ma secondo voi perché è successo tutto questo? Perché quel camino era troppo largo? Perché chi si occupa di porte, chi si occupa di camini, non si occupa di porte. Non riesce a vedere il camino come un'entrata, come un buco d'ingresso. Non riesce a vedere che c'è un'interconnessione tra un camino ed una porta. Morale della favola, sarebbe stato veramente bellissimo aver avuto a disposizione un architetto con una visione d'insieme della vostra casa e che vedesse le varie possibili interconnessioni tra tutte le sue componenti. Già, avreste evitato due furti in casa. Bene, allora, tutto questo significa saper sfruttare i bug. I nostri ladri hanno sfruttato i bug. Da uno semplicissimo come una porta di cartone che probabilmente viene giù con un calcio, a quello più complicato come l'interconnessione che c'è tra un camino ed una porta. Ma cosa ne fanno gli hacker di questi bug? Cosa ne fanno di queste informazioni che trovano? È qua che il mondo degli hacker si divide in due. Da un lato ci sono gli hacker con un'etica. Cosa fanno? Regalano al mondo le loro scoperte per evitare che qualcuno possa usarle per fini malevoli, per fini criminosi. È come se un architetto esperto passeggiasse davanti alla nostra casa, notasse il camino troppo largo, decidesse di contattarci per avvisarci. Ci guadagnerebbe un semplice grazie, ma sicuramente sarebbe bello soddisfatto di aver resa più sicura un'abitazione. Dall'altro lato abbiamo gli hacker senza un'etica, che sfruttano a proprio vantaggio le loro scoperte per commettere crimini, per violare i sistemi, oppure cosa fanno? Rivendono
le loro scoperte a qualcuno che abbia, diciamo, la necessità di violare un sistema. Comunque, assolutamente niente di buono. Immaginate l'architetto di prima che si traveste da spazzacamino e va a svalizzare la casa. Sarebbe più o meno così. Oppure, peggio, che rivendesse l'indirizzo della sventurata magione alla malavita organizzata. Risultato, non ci guadagnerebbe un semplice grazie, ma probabilmente si ritroverebbe ben più ricco della media dei suoi colleghi architetti. Un hacker, dunque, ad un certo punto della propria vita, si trova di fronte ad un bivio morale. Deve decidere se svaligiare case o aiutare a renderle più sicure. Se preferisce l'etica al profitto. Ebbene, è proprio l'etica che divide in due il mondo degli hacker. E chiaramente non solo quello. Un anno fa, circa, mi sono trovato di fronte a quella che amo definire una situazione eticamente significativa, quando ho trovato un grosso bug su una componente del sistema Tor. Per chi non lo sa, Tor è un sistema che permette di navigare in internet restando anonimi, nel bene e nel male. Ebbene, la mia scoperta permetteva proprio questo, cioè di andare a de-anonimizzare, ovvero rivelare la vera identità degli utenti di Tor. E non vi nascondo che appena scoperta questa cosa, quasi per caso, ho avuto prima sensazione paura folle, perché ti trovi in mano un'arma pericolosa, capisci che da un lato può far gola a molte persone e dall'altro può costare la vita a qualcuno. Non penso di esagerare a definirla un'arma. Immaginate ad esempio un giornalista che vive e lavora in uno di quei paesi dove la libertà di parola non è esattamente garantita. Beh, per una di queste persone l'anonimato è una questione di sopravvivenza, quindi non è esagerato definirla un'arma. Ebbene, la scelta etica è stata esattamente questa: contattare gli architetti di Tor ed avvisarli che nel loro sistema c'era un camino troppo largo. Il risultato è stato che pochi giorni dopo Tor era nuovamente al sicuro. E vi dico che è stata una scelta estremamente semplice, semplicissima. Mi sono ricordato di quel bambino che giocava con il computer. Quel computer che all'inizio gli rispondeva sempre solo command not found, ma che non l'ha fatto desistere dal continuare a provare e riprovare con la sua tastiera, provare a parlare con questa macchina, finché questa macchina non ha cominciato a dargli delle risposte sempre più sensate e sempre meno sarcastiche. Ebbene, la mia scoperta è anche di quel bambino. E sicuramente quel bambino non avrebbe mai voluto vedere trasformato il suo gioco, il suo amico di latta, in un'arma. Grazie.